Bem, amigos de todo o Brasil, nós estamos nesses dias através das nossas redes sociais colocando o pingo nos is sobre algumas questões que nos chegaram através das nossas redes sociais referentes ao síndrome. São afirmações, são interrogações. Comigo nós temos o nosso diretor editorial do Dicastério para a Comunicação, André Torniel, que eu agradeço a presença. André, são muitas as perguntas, as afirmações. Eu não falo nem de fake news, porque às vezes é complicado até dizer é, ou catalogar essas perguntas ou afirmações. Por exemplo, estão colocando Deus abaixo, nos referimos ao Sínodo, hein? Estão colocando Deus abaixo e elevando a psicose ambientalista pregada pelo anticristo. Questa è un'affermazione da cartoni animati, se posso usare, siamo oltre, eh, oltre a qualsiasi fantasia. Come possiamo leggere in San Francesco, nella dottrina sociale della Chiesa, ma ancora prima nella Bibbia, il creato, la creazione, ciò che Dio ha creato, è stato dato all'uomo perché lo coltivi, perché ne traga il necessario per vivere, ma anche perché lo possa tramandare ai suoi figli e ai suoi nipoti. Tutto ciò che noi abbiamo. Le risorse che abbiamo ci sono date non perché le consumiamo o le sfruttiamo, talvolta purtroppo in nome di logiche che sono logiche eh, finanziarie o economiche che distruggono il creato, che distruggono l'ambiente e che elevano il vero Dio, non è l'ambiente, il vero Dio è il denaro. Il denaro deve servire, non deve essere servito come Dio. Dunque... Nessuno ha intenzione di mettere l'ambiente al posto di Dio, ma bisogna ricordare ciò che dice la dottrina sociale della Chiesa e che la responsabilità di lasciare un mondo ancora vivibile ai nostri figli e ai nostri nipoti ce l'abbiamo noi e proprio perché siamo cristiani dobbiamo ricordare che il creato è opera di Dio e non possiamo distruggerlo. Essi sinodo eretico e visa modificare vera Iglesia di Cristo, quello che è mai sagrato. Forse bisogna ricordare che il Sinodo non può modificare nulla, è solo consultivo e non deliberativo, il Sinodo non può essere eretico e la vera Chiesa di Cristo è la Chiesa che vive in comunione con il successore di Pietro e con il Vicario di Cristo che è il Papa Francesco, che ha convocato questo Sinodo. Chi lancia accuse di eresia è lui stesso che si mette su un'altra strada. Noi cristiani sappiamo che la fede cattolica è garantita dall'unità con il Papa. Ao che parece, molta affermazione, sarà outro Vaticano II. Non intendo essa pressa in destruire a fé católica no Brasil. Questa è un'affermazione curiosa perché parte dall'idea che il concilio ecumenico Vaticano II, cioè uno dei, dei 21 concili della storia della Chiesa, è stato un concilio che ha distrutto la Chiesa. Già chi dice questo si pone in una situazione di non riconoscere ciò che lo Spirito di Dio vuole e ciò che la, il cammino che la Chiesa fa nella sua storia. E dunque anche questa è oggettivamente una barzelletta, nel senso che... Il Sinodo non vuole distruggere la Chiesa come il Vaticano II non ha distrutto la Chiesa. Certo, viviamo in tempi difficili di secolarizzazione, di crisi di fede, ma tutto questo non è colpa di un concilio, delle affermazioni di un Papa, è colpa del fatto che i tempi cambiano e i cristiani devono imparare ad annunciare il Vangelo in tempi che sono diversi. La responsabilità del fatto... Che non siamo capaci di annunciare la fede ricade in tutti i cristiani. Però annunciare la fede, come ripete sempre Papa Francesco, ripetendo una frase del santo di Assisi, che diceva ai suoi andate e annunciate il Vangelo se, se, se necessario anche con la parola. Ci dice che l'annuncio della fede significa testimoniare la vita, non dire parole. Allora, lo stato della fede oggi corrisponde. Allo stato della testimonianza dei cristiani oggi. E dunque in qualche modo è responsabilità di tutti, ma è assurdo che qualcuno si alzi e dica che è eretico un concilio o che è eretico un sinodo. Sono cose che fanno ridere, anzi anche un po' piangere. Una pergunta che non è legata totalmente al sinodo, ma disrespeita un um po' la realtà che stiamo vivendo, è la questione dell'ecumenismo. O ecumenismo è eretico e Pastoralmente fracassato. L'ecumenismo non è eretico, l'ecumenismo è una strada che la Chiesa ha intrapreso da molto tempo e che ha visto impegnati dei papi e dei papi santi, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II. L'ecumenismo è un cammino che ha questo scopo: il fatto di poter testimoniare insieme, uniti come tutti i cristiani, tutti coloro che si riconoscono in Gesù Cristo, la fede, la fede cristiana. È un cammino di unità per tutti i cristiani. Certo, non un'unità a ogni costo, ma noi abbiamo una grande testimonianza in questi ultimi anni del Papa Francesco che ci insegna a dire che l'ecumenismo non è un cammino soltanto per l'unità dei teologi, un'unità teologica sulle verità di fede, ma è un cammino da fare insieme con le persone. E cioè, i cristiani possono già testimoniare insieme il Vangelo, aiutando i poveri, per esempio. Sono, a me ha colpito moltissimo il fatto che Papa Francesco, il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo e l'arcivescovo ortodosso di Atene, insieme siano andati a Lesbos, nell'isola greca di Lesbos per ai portare aiuto ai rifugiati, ai migranti che scappavano dalla guerra in Siria. Ecco un segno di unità. I cristiani che servono Gesù Cristo nel povero e questo è il vero ecumenismo. Un altro ecumenismo di cui parla il Papa è l'ecumenismo del sangue, cioè i cristiani vengono perseguitati, sia che siano protestanti, ortodossi o cattolici. L'ecumenismo non è eretico, è il futuro della Chiesa e il modo con cui i cristiani possono testimoniare di più la verità del Vangelo. Obrigado, André. Obrigado pelo seu tempo. Boy.